Salve a tutti ragazzi e bentornati da Gamer Joe su un nuovo video di Pokémon Go! Come saprete è iniziato il 7 giugno da poco questo nuovo evento del Festival dell'Acqua 2018 e infatti Pokémon di tipo acqua, ad esempio Magikarp o Wymer, appariranno con molta più frequenza. Ma la vera novità ragazzi arriva ora, infatti gli allenatori più fortunati di voi potranno incontrare per la prima volta su Pokémon Go un bellissimo Shellder Shiny che si presenta in questo modo con questo bel colorino arancione. Ci piace molto allenatori. In più non perdetevi le nuove missioni sul campo che sono appena state introdotte per questo nuovissimo Festival dell'Acqua 2018. Vi metterò qui a fianco una lista riguardante queste missioni. Secondo me le missioni che veramente meritano sono più o meno una decina, diciamo. Infatti in primis metterei quella di Absol, che si riceve come ricompensa questo bellissimo Pokémon, appunto Absol, effettuando un tiro eccellente curvo. Dopo allenatori, appunto, altre missioni abbiamo come cattura due Pokémon di tipo acqua e riceviamo il bellissimo Magikarp, così magari possiamo sempre trovare la versione Shiny, come quella che ho detto prima appunto di Absol. Quindi abbiamo Absol, Magikarp, cattura tre Pokémon di tipo elettro e infatti questa ci dà il bellissimo Pikachu e siamo già a 3. Un'altra missione che ci dà come ricompensa Magikarp è quella di catturare 10 Pokémon. Un'altra missione invece riguardante Charmander è quella di catturare 10 Pokémon potenziati dalla meteo. E un'altra bella missione, allenatori, direi che è quella di catturare un Pokémon drago, che come ricompensa dà il bellissimo Dratini. Inoltre abbiamo usa 3 bacche per catturare 3 Pokémon, che questa infatti dà la balena Wymer. Dopo allenatori abbiamo ad esempio quella di ricompensa come l'Arbitar, che dobbiamo effettuare 3 tiri eccellenti di fila. Quindi questa è abbastanza, diciamo, complicatina, ma chiaramente fattibile. E infine, direi per concludere, abbiamo la missione che dà Shellder, in questo caso appunto il nuovo Pokémon introdotto Shiny. Ma attenzione, se abbiamo sfortuna potrebbe uscirci Execute, infatti abbiamo il 50 e 50, e la missione è quella di schiudere un uovo. E come ultima missione riguardante Shellder, ma in questo caso appunto abbiamo sempre il 50 e 50 perché si può trovare Kingler, è quella di lottare in una palestra 3 volte. Ecco allenatori, secondo me queste sono le missioni che, diciamo, meritano un attimino più di attenzione, quelle che sicuramente sono da effettuare per ricevere la maggior ricompensa e magari anche un bellissimo Pokémon Shiny. Dopo sì, chiaramente ho lasciato indietro magari quella di Chansey, di schiudere 5 uova, ma quelle diciamo che c'erano già, più che altro vi ho elencato quelle nuove di questo evento del Festival dell'Acqua. Infatti allenatori, chi sarà maggiormente fortunato tra di voi potrà incontrare Selvatico o addirittura, come abbiamo elencato adesso dalle missioni, questo bellissimo Pokémon Shellder in forma Shiny. Invece la forma evoluta Cloyster si presenta invece con questo blu marino. Quindi dalla forma base alla forma evoluta abbiamo anche un cambiamento di colore shiny, diciamo così. Ma le novità, allenatori, non sono finite qua. Con questo nuovo Festival dell'Acqua hanno introdotto anche il Pokémon leggendario Kyogre, che già mesi fa lo avevano, diciamo, buttato fuori, ma questa volta c'è una grandissima novità. Infatti possiamo trovarlo in versione Shiny, anche questo in forma Shiny, e si presenta con questa colorazione. Come la maggior parte dei Pokémon, abbiamo questo colore rosastro che va a rappresentare questo bellissimo Pokémon d'acqua. Inoltre, al maggior numero di apparizioni di Pokémon di tipo acqua, potrete ottenere ben il triplo di polvere di stella catturando un Pokémon di tipo acqua. In questo evento nei Pokéstop rilasceranno le uova da 2 km che faranno schiudere dei fantastici Pokémon che dovrebbero essere solamente 3, e in questo caso sono Totodile, Mudkip e Corphish, e facendoli schiudere dalle uova otterrete il doppio di caramelle e di polvere di stella. Affrettatevi allenatori, perché questo evento terminerà il 21 giugno e in Europa dovrebbe terminare intorno alle 20 o 22 serali.
ora passiamo ai raid e guardiamo un attimo assieme che Pokémon possiamo trovare. Come potete vedere, i raid di livello 1 possiamo trovare solo Pokémon Shiny. Questa cosa è una bellissima cosa, allenatori. Infatti possiamo trovare ancora Magikarp, Shellder, Omanyte, Kabuto e Weimer. Questo ci piace, allenatori, perché è livello 1, possiamo farlo tranquillamente da soli e quindi anche la possibilità di trovare uno di questi Pokémon in forma Shiny. Passiamo ai livelli 2 e possiamo trovare i Pokémon Tentacruel, Croconaw, Marshtomp, spero di averlo pronunciato giusto, e per ultimo Mawile, che questo possiamo trovarlo in versione Shiny. Passiamo ai livelli 3 e possiamo trovare Machamp, Starmie, Vaporeon e Sharpedon. Chi di voi magari non ha accumulato abbastanza caramelle per effettuare queste evoluzioni, magari può catturare questi Pokémon appunto nei raid e fare molte più caramelle, perché lo si cattura in versione già evoluta. E magari se lo catturate con bacca ananas, raddoppiate le caramelle. Nei livelli 4 invece possiamo sempre trovare il bellissimo Tyranitar, come secondo Aggron, il bellissimo Absol, anche qui che lo possiamo trovare in versione Shiny, e come ultimo Walrein. E per ultimo il livello 5, che come vi ho preannunciato possiamo trovare il bellissimo Pokémon leggendario Kyogre, e appunto possiamo trovarlo in versione Shiny con questo colore rosa, e quindi lo si riconosce immediatamente. Attenzione allenatori, ricordatevi che se trovate questa forma Shiny di Kyogre lo catturerete praticamente alla prima Premier Ball che lanciate. Chiaramente deve andare a prendere il Pokémon, quindi qua diciamo che poco importa se fate un bene, un ottimo o un eccellente. E qui un'altra cosa molto importante, a parer mio vi do un consiglio: usate la bacca ananas per raddoppiare le caramelle, così almeno vi portate già avanti, ne avete già di più di caramelle Kyogre, visto che appunto lo catturate con la prima ball. E come ultima cosa, hanno introdotto dei nuovi pacchi nel negozio. Come al solito hanno messo il piccolo, il medio e l'ultra. Con le novità, allenatori, ci fermiamo qui, e infatti sono riuscito ad accumulare i 7 timbri settimanali per andare a catturare questo nuovo Pokémon misterioso, che infatti dovrebbe essere il bellissimo Pokémon ghiaccio Articuno. Prima di procedere guardiamo un attimo i dati. Allora, abbiamo questo bellissimo Pokémon di tipo volante ghiaccio che si presenta così. Allora, con stamina 180, attacco 192 e difesa 249. È molto forte sul lato difensivo, come potete vedere. Lo possiamo trovare con i minori punti lotta, che sono 1199 e praticamente il perfetto, il 100% di EV, con 1257. E come potete vedere, centralmente abbiamo le mosse di Articuno. Devo dire che non sono tanti, allenatori, sono veramente poche. Infatti le mosse veloci sono addirittura solo una, e invece quelle caricate sono solamente tre, e quindi non abbiamo molta scelta per modificare queste mosse del nostro Articuno. Eccoci qua, allenatori. Allora, dopo aver elencato queste caratteristiche di Articuno, e quindi la forma perfetta è 1257 di PL, andiamo immediatamente ad aprire la nostra scatoletta magica. Vediamo se uscirà realmente questo bellissimo Articuno. Ecco qua, allenatori, affrontiamolo subito. E infatti è Articuno, attenzione, 1223. Una schifezza, allenatori. Fa niente, lo catturiamo comunque assolutamente per le caramelle Articuno. Diamogli la bacca ananas. Proviamo immediatamente. Questa volta l'ho centrato, miracolo. 1, 2. Alla prima non sta mai dentro, allenatori. Impressionante questi Pokémon. Proviamo con la seconda. Mi ha attaccato, accidenti. Ritentiamo. Non sto lì neanche a provare l'ottimo o l'eccellente, allenatori, perché tanto questo Pokémon non può scappare. E infatti lo abbiamo catturato, perfetto. Quando non guardo lo catturo sempre. Non devo lanciare la sfera e tenere il telefono dall'altra parte. Ecco qua. E qui il nostro bellissimo Articuno. Diciamo che non ci è andata benissimo, ma neanche troppo male. Almeno abbiamo catturato un altro Articuno. Volevo mostrarvi un attimo gli Articuno che possiedo attualmente.
Come potete vedere, allenatori, intanto il più forte che ho di EV è il primo lì da punti lotta 20-39. E dopo tutti gli altri, diciamo che sono lì. Appunto abbiamo un 93%, un 88%, un 89%, e dopo vanno più a calare, come potete vedere. Questi Articuno, come sapete, li avevo catturati la scorsa estate, che appunto avevano rilasciato i tre uccelli leggendari e si potevano trovare con maggiori punti lotta, per quello che vedete che sono già sul 1600 di punti lotta. Invece quello che possiamo trovare attualmente dalle missioni appunto è sul 1200. Spero di essere un attimino più fortunato per trovare questi Pokémon Shiny, allenatori, ma sembra impossibile, ma nello scorso evento, quelli di tipo roccia, non sono riuscito a trovare un beneamato Shiny. Nessuno. Sembra veramente impossibile, non so come sia successo, ma zero, non ne ho visto uno. Ho visto miei compagni trovarne addirittura 10 di Pokémon Shiny, ma sono stato veramente sfortunato. Fatemi sapere, allenatori, se voi avete trovato già qualche forma Shiny, se sia il nuovo Pokémon Shelder o uno di quelli che avevano già introdotto. Potete scrivermelo qua sotto nei commenti. E quindi speriamo che con questo nuovo evento riesca a trovarne qualche Pokémon nuovo Shiny che ancora attualmente non ho. Incrociamo le dita, allenatori. Io direi, allenatori, che per oggi da Gamer Joe è veramente tutto. Se avete qualche domanda, come al solito potete scrivermela qui sotto nei commenti, altrimenti vi invito sempre a lasciare un bellissimo like per supportare il canale. Se vi va, condividete il video e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, allenatori!